Ciao, oggi facciamo il libro delle ombre. Ci serve o un computer e scarichiamo delle immagini, possiamo metterle a casella con il programma di Word Inserisci Tabella, oppure scaricare le forme classiche di Word. Facciamole grandi, che si vedano bene, semplici, soprattutto semplici. Quando ho scaricato le mie immagini, circa della misura di un cartoncino, io ho preso un cartoncino bianco, 8x8, 10x10, come volete, iniziamo a ricalcarle. Quindi con un po' di scotch le metto sul vetro, così. Prendo un foglio bianco, ne ho già fatte un paio. Con un pennarello scuro, nero, blu, verde, come volete, iniziamo a ricalcarle in modo che si veda bene la sua forma e le coloriamo bene a riempire tutti gli spazi. Ecco, questa è la nostra ombra. Tagliamo le nostre figurine, sia la figura a colori che la sua ombra. E poi le incolliamo sui nostri cartoncini. Quindi avremo un cartoncino con la ciliegia a colori e un cartoncino con l'ombra della ciliegia. Con un unico colore, ecco fatto. Ora gli do giusto un punto, voi incollatele bene. Ecco fatto. Abbiamo tagliato tutto ed incollato tutto. Il gioco consiste nel mettere le tessere sopra il tavolo e chiedere al bambino di associare la sua forma con la sua ombra. Volendo, possiamo anche fare un libretto facendogli un piccolo buco e mettendo insieme tutte le tessere, quindi forma, ombra. Se non abbiamo un PC, le figure dei frutti possono essere prese dalla pubblicità dei supermercati, dove pubblicano offerte per frutta e verdura. Fatto questo, il nostro gioco è pronto. Possiamo fare tante tessere o poche tessere, come abbiamo voglia. Ciao, alla prossima!